è possibile utilizzare il regolatore di velocità per mantenere il veicolo a una velocità preimpostata senza dover utilizzare il pedale dell'acceleratore. In questo modo si aumenta il comfort di guida, soprattutto durante i lunghi viaggi. Per attivare il regolatore di velocità, premere questo pulsante il numero di volte necessario per selezionare la funzione di regolatore di velocità. Questa spia diventa grigia e sul quadro della strumentazione compare il messaggio regolatore di velocità pronto, set per accenderlo, insieme ai trattini per indicare che la funzione è pronta a memorizzare una velocità di crociera. Quando si guida a velocità superiori a 30 km orari, premere questo pulsante verso l'alto o verso il basso per specificare la velocità di crociera. La velocità attuale sostituirà quindi i trattini e la spia diventerà verde. A questo punto è possibile togliere il piede dall'acceleratore. Tuttavia si consiglia vivamente di tenere i piedi vicini ai pedali per essere pronti ad intervenire in caso di necessità. Si noti che se si cerca di attivare la funzione al di sotto dei 30 km orari, sul quadro strumenti appare il messaggio velocità non valida e la funzione rimane attiva. È possibile modificare la velocità di crociera in qualsiasi momento, premendo questo pulsante verso l'alto per aumentare il valore e verso il basso per ridurlo. Tenendo premuto il pulsante verso l'alto o verso il basso, la velocità cambierà a passi di 10 km orari. È possibile premere questo pulsante per combinare il regolatore di velocità con la funzione di rilevamento dei segnali stradali. Pertanto è possibile impostare il regolatore di velocità in modo da considerare le velocità rilevate sui segnali stradali. Il sistema identifica i limiti di velocità e li visualizza sul quadro della strumentazione. Se si supera il limite di velocità, il cerchio attorno al segnale lampeggia e viene emesso un segnale acustico. Premere questo pulsante per regolare la velocità di crociera sulla velocità rilevata. Naturalmente è sempre possibile riprendere temporaneamente il controllo dell'accelerazione del veicolo, ad esempio in fase di sorpasso, premendo il pedale dell'acceleratore. Durante il sorpasso, sul quadro della strumentazione verrà visualizzata la velocità di crociera lampeggiante in rosso. Per tornare alla velocità di navigazione, rilasciare il pedale dell'acceleratore. Una volta tornati alla velocità di crociera, lo schermo del quadro della strumentazione tornerà alla normalità e il regolatore di velocità verrà riavviato. Esistono tre modi per mettere il regolatore di velocità in stand-by: premendo questo pulsante, premendo il pedale del freno o passando a folle. Se si mette la funzione in stand-by, la velocità sarà salvata e rimarrà visualizzata sul quadro della strumentazione. Per riattivare la velocità memorizzata, premere questo pulsante. La velocità viene quindi visualizzata in verde. Se la velocità preimpostata è superiore alla velocità corrente, il veicolo accelererà per raggiungere la velocità di crociera. Se la funzione è stata messa in stand-by e si desidera riattivarla alla velocità corrente, azionare questo pulsante verso il basso. La velocità corrente sostituirà la velocità salvata. Per disattivare completamente la funzione, ad esempio in ambiente urbano, premere questo pulsante finché sul display non compare il messaggio «Assistenza alla guida disattivata». La spia sul quadro della strumentazione si spegne e la velocità salvata viene eliminata. Tenere presente che questa funzione è un ausilio alla guida che non deve comunque sostituire la vigilanza del conducente. Prestare sempre attenzione alle condizioni di traffico e alle aree circostanti. Infine, tenere presente che il regolatore di velocità non deve essere utilizzato in caso di traffico intenso, su strade tortuose o scivolose o in condizioni meteorologiche avverse.